Anche quest'anno è saltata la programmazione ufficiale del Carnevale di Menaggio. Così come fu per la scorsa edizione, gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con il maltempo. Il 2015 vide la prima edizione serale posticipata al Martedì Grasso. Anche questa volta si è voluto mantenere uno svolgimento della manifestazione serale, anticipandola però al venerdì precedente, 5 febbraio 2016. Ci piace molto questa soluzione capitata un po' per caso, che mette il Carnevale di Menaggio al centro, o meglio, all'apertura di tutte le manifestazioni carnevalesche di tutto il centro lago di Como, di tutto il Lario e anche oltre, evitando di fatto ogni tipo di competizione con le altre manifestazioni, anche per quanto riguarda la presenza di pubblico. Conosciuto anche come Carnevale della Val Menaggio, l'evento sta crescendo sia nei numeri di partecipanti che di pubblico, che anche di qualità espressa all'interno della manifestazione. Non hanno certo deluso i soggetti partecipanti alla sfilata. C'erano ben due auto d'epoca strappate alla rottamazione, l'allegoria della DeLorean di Ritorno al Futuro degli amici di Carlazzo della Rotonda, una inusuale Biancaneve danzante per la Via Calvi insieme a Paperino, Pluto, Topolino, Pippo. Ma anche quest'anno siamo rimasti veramente colpiti dal gruppo che racchiude l'oratorio di San Pietro Sorera e quello di Piano di Porlezza, che con le loro coreografie e balli di gruppo per le vie del paese hanno trasmesso tanto, tanto di Menaggio. Conclude quindi così, con coriandoli raccolti per terra dai bambini e gettati verso il pubblico. Un carnevale che ha lasciato il segno con più di 1.000 persone tra le vie del paese e la piazza Garibaldi. Un'edizione serale che piace a grandi e piccini per le sue atmosfere diverse, per la sua luce calda dei lampioni che contrasta con un po' di freddo invernale, e che quindi speriamo di vedere anche per le prossime edizioni. Giovanni Salici News, notizie tra le righe.